Questi segnali che ci arrivano di sversamento di rifiuti tossici, col ritrovamento di discariche di rifiuti tossici un po' lungo tutta la penisola, sta a significare semplicemente che noi ci stiamo progressivamente avvelenando tutti. Non c'è un territorio che è esente da inquinamento di questo genere, perché i soldi non hanno padrone, come si dice che i ladri non hanno nazionalità. Anche i rifiuti non hanno nazionalità e chi li smaltisce? Li smaltisce lì dove c'è qualcuno che vede, chiude la finestra e torna a dormire. Perché se chi vede accende la luce e chiama il 113, il 112, il 117, chiama le forze dell'ordine, probabilmente ci dovranno ripensare. Perché deve sempre ricordare quella persona che oggi chiude le finestre che domani mattina morirà per colpa di quella luce accesa nel cuore della notte. Ecco, per lei che ha imparato a vedere, insomma, come si muove la criminalità, perché ne parla da anni, denuncia da anni, il Molise potrebbe divenire, sulla questione anche dei rifiuti, un po' la Svizzera della Camorra, cioè dove investire. La Camorra è molto pratica, come tutte le organizzazioni criminali, deve fare soldi subito e facilmente. Se trova degli ostacoli, cambia posto. Non è che si può mettere a perdere tempo a convincere. Il problema è che la Camorra, la criminalità organizzata di nuova generazione, spara meno e corrompe di più. Ecco appunto, le stavo chiedendo, qual è il terreno fertile per mettere le radici? Quello, sono i soldi, sono sempre i soldi. Quindi, ovviamente, sulle preoccupazioni anche della tutela, lei ha fatto un passaggio nell'ultimo articolo sul Mattino, ritornando a Caturano, dell'amicizia con la SBS Power, e qui iniziamo a parlare di eolico. Altro Io collegamento non con gli so se esiste, argomenti, no? io non so se esiste un rapporto di amicizia. Esiste certamente un rapporto di conoscenza, se non altro perché l'amministratore dell'SBS Power è casertano come Caturano e che ha curato la pratica. In realtà potrebbero essere anche nemici, addirittura non necessariamente. Si conoscono, diciamo così, si conoscono. Dopodiché, se la magistratura ha inteso aprire anche un accertamento su questa cosa, non lo so, siamo a vedere tutti, non ci sta niente di male avere conoscenze di questo tipo, quindi non vedo perché poi. Ecco, però tornando sulla questione dell'eolico, un altro quotidiano, il Fatto Quotidiano, aveva parlato che il nuovo business della Camorra è l'eolico. Diciamo che è un business della cricca, se vogliamo usare questo termine ormai che si sta ultra abusato. In Sardegna la P3 cade sull'eolico, in Sicilia le indagini hanno, in Calabria inchieste grosse sull'eolico. È un affare dove ci sono da fare molti soldi. Perché poi l'affare eolico è più un affare concentrato nel sud, nel centro-sud Italia, perché vediamo che gli insediamenti nel nord, insomma, non sono di questa rilevanza come nel centro-sud. Ma noi siamo bravi a fare queste cose, perché noi siamo proprio il terreno vergine, perché la capacità di offrire denaro molto, apparentemente molto, al singolo contadino proprietario della terra per far impiantare una pala per l'eolico, e a quel poveraccio quello gli risolve il problema di un'annata che è andata male, no? Per dire. E da noi fa più presa che nella ricca e grassa Emilia Romagna, dove questo il problema di come riparare un'annata andata male non c'è, per loro fortuna. Quindi è più facile poi andare dove si abbassa la guardia anche su questi temi perché hai problemi di sopravvivenza. Per questo che poi dovrebbe entrarci la politica. Nel governo del territorio poi c'è la politica che deve governare il territorio. Il singolo cittadino pensa alle sue tasche, pensa al suo bilancio familiare che in questi tempi. Giustamente fa il discorso suo, invece la politica dovrebbe amministrare il territorio, valutare gli effetti di certi insediamenti sul suo territorio, gli effetti per la salute, gli effetti per l'economia dell'intero comprensorio, fare un altro genere di valutazioni. Da Ecco, nella noi nostra diciamo che siamo più elastici, ma. chiacchierata prima dell'inizio di questa trasmissione, lei ci ha detto: ma il Molise in fondo, ma cosa ci guadagna da quella produzione di tutta questa energia? E Questa è questa è la un po' la cosa domanda un po' di tutti, eh. più sconcertante, perché se i soldi
dell'eolico da 600.000 o 1 milione di euro restassero in Molise, voi penso che avreste risolto la maggior parte dei vostri problemi di bilancio. Sareste tutti quanti. E cioè, non finiscono a voi questi soldi. E quindi non capisco perché voi dovete deturpare il vostro territorio e perché dovete sacrificare anche siti di grandissimo pregio mondiale. Penso a Sepino e a Pietrabondante, che sono forse le cose più conosciute che avete nel mondo. Perché dovete sacrificare queste cose per dare soldi a dei privati? Nemmeno, cioè non restano nemmeno a voi, è questo che è sconcertante. Ecco, quando tutto questo è permesso da una legge regionale, ovviamente. Vostri amministratori regionali. È giustamente una considerazione. Ma sulla questione, lei è stata a Campobasso il giorno che arrivò poi anche la sentenza del Consiglio di Stato, un po' in maniera anomala, mentre il TAR stava discutendo, è arrivata questa sentenza. Ma che idea si è fatta di questa vicenda? Che ormai è una vicenda giudiziaria, Guardi, io posso dire, io di ma è una fronte, battaglia che è combattuta da quattro ma associazioni. di fronte ai pronunciamenti della giustizia amministrativa, io resto sempre piuttosto perplessa, a parte il fatto perché allora, la giustizia amministrativa non ha giurisprudenza, per cui ogni singolo giudice amministrativo può prendere una decisione completamente diversa da quell'altro. Non solo, io mi sono trovata di recente di fronte a problemi di criminalità organizzata dove il TAR ha sospeso l'esecuzione di uno sfratto di un signore, suocero di un altro signore che è in carcere per 416 bis, su un terreno che è confiscato al clan dei Casalesi, terreno sul quale il signore Colono è moroso, è senza contratto di fitto perché è scaduto e mai rinnovato in mano agli amministratori giudiziari, è in fattoria nella quale, gestita da lui, furono trovati alcuni anni fa un grosso carico di armi.